Ciao ragazzi, allora oggi vi parlerò di due prodotti, vi farò la recensione di due prodotti dell'Avon, perché appunto nel mio canale si parla anche di recensione, però non mi faccio vedere perché, come dire, sono in uno stato pietoso, molto pietoso. Cioè. Allora, quindi vi parlo di due sieri. Uno l'ho qui, che è il siero del Shine, sempre di Advanced Technique, mentre l'altro è il trattamento senza risciacquo con olio di argan, che è questo, che io ve lo faccio vedere in campagna 16, perché nelle altre non lo vedo. E lo troverete a 3,95, è veramente un prezzo ottimo. Allora, in primis vi parlerò di questo prodotto di Argan, che io lo avevo, solo che cioè, l'ho terminato, l'ho provato, eccetera, eccetera, solo che è successo che avevo registrato i video dei prodotti finiti, credo nel mese di settembre, non mi ricordo, e mi sembrava che l'avevo cancellato, che l'avevo caricato sul computer, invece no, l'ho cancellato dalla webcam, dalla camera e non neanche l'avevo caricato, comunque. Allora, questo prodotto a me è piaciuto, però è piaciuto e non è piaciuto, ora vi spiego perché. Questo prodotto io ve lo consiglio se avete capelli lunghi, lunghi tipo fino alla schiena, medi, ecco così. Però se poi vi fate dei capelli tipo corti come i miei, tipo il caschetto, andiamoci così. Vi unge un po' i capelli, infatti se lo volete utilizzare, utilizzatelo, però veramente poche quantità. A me è piaciuto perché prima avevo i capelli un pochettino più lunghi, cioè avevo da un lato li avevo più corti, dall'altro lato erano più lunghi. Associato a un balsamo, questo olio mi aveva reso i capelli veramente morbidi, lucenti, morbidi come seta, proprio morbidi, no? Quando facevo anche la piastra, la morbidezza rimaneva, ecco. Qui dice 5 benefici in uno, allora li rende lisci. Praticamente ripristina l'idratazione dei capelli, li rende morbidi. E infatti al tatto erano morbidi. E anche idratati. Lucenti, si assorbe all'istante. Rende i capelli forti. Allora, si assorbe all'istante se avete i capelli un po' più lunghi. Tipo mia cugina li ha lunghissimi, così nel sedere arrivano. Sopra, sì. E lei mi ha detto, ma quale? Questo olio d'argan? Ma è buonissimo! Mi ha detto Mary, è favoloso. Sono d'accordo. Lei ha i capelli più lunghi ed ha più idratazione il prodotto. Invece sui capelli più corti ho visto che non vedo così tanti risultati, però i capelli più morbidi li vedevo. Poi ho detto lo devo terminare, che lo devo terminare. Infatti ne mettevo sempre poco perché i miei capelli poi risultavano grassi sulle punte, quindi poi ho detto non lo comprerò più, non perché è un brutto prodotto, ma è super buono, però appunto ve lo consiglio per i capelli lunghi, non per i capelli corti come i miei, perché se no ne dovete usare proprio una goccia proprio contata, perché alcune volte mi ingrassava i capelli, cioè li rendeva oliosi, perché appunto l'argan è un olio molto pesante, cioè non è proprio pesante, però un po' unge, quindi per questo discorso vi dico, sui capelli corti a me tendeva ad avere questo problema. Quindi se mi dovrebbero dire mi serve un olio per i capelli, io consiglierei l'altro. Dipende però le lunghezze ovviamente. Se hanno i capelli lunghi, quello è super favoloso. Però di questi li ho anche venduti e si sono trovati bene. Però l'unico che mi acquistano sempre molto spesso è questo di qua. E ora passiamo a questo. Allora, questo prodotto contiene anche lui 30 ml come l'altro, però questo, a differenza di quello, questo lascia i capelli molto morbidi, nutre le punte secche, non unge i capelli, quindi voi ne potete mettere pure in quantità limitata, però non vi unge i capelli, assolutamente no, non è un olio che ve li unge. Anzi, ve li nutre, li lascia veramente morbidi, tipo lisci, al tatto sono belli morbidi. Io questo l'ho finito tempo 3 settimane che mi è arrivato, cioè dalla campagna 8, credo dalla campagna 8 che mi è arrivato, no, mi è arrivato alla campagna, sì, mi è arrivato in campagna 7 e io già in campagna 9 non avevo più.
E infatti cercavo tutte le offerte disponibili per acquistarlo, ma non lo potevo più acquistare, peccato. Però lo acquisterò in campagna 14 o in campagna 15. In campagna 14 credo che lo troverete a 4,50 euro. Allora, questo mi è piaciuto subito, cioè quando l'ho provato ho detto ma perché non provarlo? Me ne era rimasto uno e nessuno lo voleva, ho detto me lo prendo io. I capelli super morbidi, le punte molto nutrite. Nell'arco di 2 settimane ho visto che le punte erano molto nutrite rispetto a prima che erano secche. Con l'utilizzo di questo prodotto, devo dire, non fa miracoli, però io qualcosa l'ho vista. Lo utilizzavo 3 volte. 2 volte. 2 volte, cioè quando asciugavo i capelli, quando asciugo i capelli col fono e quando faccio la piastra sulle punte, devo dire che rende i capelli molto lucidi e nutriti, mi piace moltissimo. E infatti ve lo consiglio a tutti. È adatto per tutti i tipi di capelli, per tutte le tipi di lunghezze, quindi state tranquille. Se volete provare quest'olio, provatelo. Solo che per ora non vendono i campioncini di quest'olio, vendono i campioncini di questo, purtroppo, o quello d'Ergan, questo no, non lo vendono, peccato perché io dico che se ne innamorerebbero, non mi viene la parola, insomma tutti si innamorerebbero di questo prodotto, perché è veramente ottimo. Poi, cosa dirvi? È un ottimo prodotto, lascia i capelli molto nutriti. Quindi in campagna 15 vi faccio vedere l'offerta a 3,50 euro. Qui dice siero per le punte secche, li leviga, li nutre. È un bell'olio, dovete solo provarlo per sentire la differenza sui vostri capelli. Niente ragazze, questa review è terminata. Spero che vi sia piaciuta, che magari l'avete trovata molto interessante, anche se non ho detto granché. Però dovete capire che quando sono contenta di un prodotto lo utilizzo subito e ne parlo veramente bene perché è un ottimo prodotto. Lasciava i capelli morbidissimi e le punte veramente morbide. Provatelo e mi saprete dire, appunto, se l'avete provato fatemi sapere. Se non l'avete provato, provatelo. Ciao ragazze, alla prossima.